valori che vengono dal sociologismo, e questo ci sembra insomma molto interessante. Direi che al territorio conviene il turismo culturale, per dirla con un tweet, vabbè. E che se un euro per un solo giorno, che è quello che noi stiamo cercando di fare anche su PESCO, cioè PESCO è il quarto giorno di conferenza, quindi se noi riusciamo a tenere i turisti di conferenza il quarto giorno PESCO, abbiamo questo effetto di moltiplicatore, appunto. Noi diciamo gli archeologi non ci arrivano attraverso i numeri, ci arrivano attraverso l'esperienza, però insomma va bene. Allora, passiamo al secondo relatore, il dottor Renzo Iorio, presidente Federturismo Confindustria. Grazie. Grazie intanto dell'opportunità di intervenire in questo convegno, anche tra l'altro con una prospettiva piuttosto, come dire, materiale ed economica, che è quella di fare impresa intorno a queste opportunità, quindi a fare quello che è essenzialmente l'impresa intorno a tutto quello che è esperienza di territori e quindi mobilità e viaggio dell'esperienza delle persone. Io trovo che sovente ci sia una retorica eccessiva sulla dotazione del nostro paese, soprattutto dal punto di vista del patrimonio artistico, soprattutto perché credo ponga in modo o rischi di apparire una visione di ricchezza, di facilità e di banalità su due aspetti che invece banali non lo sono per nulla. Uno è come mantenere e preservare questa ricchezza enorme che noi abbiamo, perché è molto più facile farlo laddove il patrimonio è limitato, evidentemente richiede meno risorse mantenere un patrimonio limitato di quanto non ne richieda un patrimonio vasto, e parlo evidentemente di risorse economiche prima di tutto, che quindi fanno poi a capo al bilancio dello Stato, ma anche evidentemente risorse intellettuali e accademiche delle persone e professionali delle persone che ci devono dedicare. E l'altro è il fatto del sillogismo, nel dire che perché abbiamo i 50 siti UNESCO, di conseguenza dovremmo avere un analogo moltiplicatore rispetto di visitatori internazionali o di visitatori rispetto a quanto ne abbiano coloro che ne hanno 5, cosa che altrettanto richiede capacità di fare impresa, professionalità delle persone che ci si dedicano, qualità dei territori e tutto il resto. Allora, io credo che vada visto il tema sotto questi due aspetti, cercando di valorizzare quella che secondo me invece è la vera grande opportunità e vantaggio competitivo che noi abbiamo rispetto al nostro principale concorrente, che è la Francia. La Francia ha la metà o forse un terzo dei nostri musei, eccetera, ma soprattutto la Francia ha una storia di centralismo straordinariamente potente, che quindi riconduce in un unico luogo, in un unico territorio, essenzialmente intorno a Parigi, la più parte del patrimonio degli attrattori, di conseguenza anche a prescindere poi dalla capacità dei francesi di fare sistema paese, di fare promozione e fare impresa, riesce evidentemente ad attirare un sacco di gente. Noi al contrario abbiamo una diffusione sul territorio molto più vasta, figlia di una qualità e di una ricchezza economica e culturale diffusa, che è tipicamente legata, diciamo, credo, al periodo post-impero romano, per cui di fatto lì abbiamo creato tutta una serie di eccellenze, di qualità, di buona concorrenza che ci permette di avere, sì, ma siamo in un ambiente fragile, e questo quindi ci mi sembra perfettamente. No, ma speriamo che sia la nave. Assolutamente. No, per cui dicevo, questa opportunità è davvero la ricchezza del nostro paese nel momento in cui riusciamo a lavorarci correttamente, perché uno dei temi più pesanti con cui si confronta questo settore, secondo me, del turismo, è certamente quello della sua sostenibilità. Sostenibilità in termini di flussi, ma credo anche sostenibilità in termini di
di senso e di attrattiva nel lungo periodo. Troppo poco sovente, credo ci si interroga su quale sarà il senso di un attrattore come Venezia, che indiscutibilmente è uno dei più grandi attrattori mondiali di visita, ma nel momento in cui Venezia non sarà più, questa è la china che mi sembra stia prendendo la città, una città popolata da persone che ci vivono e quindi abbia un tessuto e un senso di esserci, di attraversarla, probabilmente sarà sempre meno una vera destinazione in grado di attrarre la gente. E questo è qualcosa che riguarda in modo macro ed evidente Venezia, ma probabilmente anche in realtà come San Gimignano, realtà più piccole, eccetera, vivono la stessa tematica e dovrebbero porsi la stessa tematica. E quindi anche l'amministrazione dei territori dovrebbe riflettere su come la preservazione di un tessuto urbano, che è essenzialmente economia corrente, economia spicciola, sia in realtà un valore che nel tempo deve essere preservato. Allora, dicevo, il fatto di poter vantare tutta una serie di patrimoni, bellezze, sensi diversi tra loro e diffusi su territori che oggi non sono ancora toccati da flussi così importanti è certamente un'opportunità che il nostro paese ha e che altri non hanno e che credo sia in definitiva quello su cui davvero bisognerebbe insistere come fattore competitivo piuttosto che il mero numero dei siti UNESCO. Allora, detto in altri termini, credo non sia tanto un problema di costruire dei prodotti o di porsi il problema di che prodotti abbiamo, perché in realtà l'attrattiva del paese c'è, è fenomenale, lo si vede non solo nel settore del turismo, ma nell'enogastronomia e tutto quello che è costruire intorno all'immagine, allo stile di vita italiano e allo stile di approccio alla vita e di apprezzamento del bello che gli italiani sanno esprimere, tradurre, eccetera, magari più a titolo, diciamo, su base individuale che su base globale di nazione, ma tant'è che comunque questo funziona, ma al contrario di come riuscire poi a fare in modo che questo prodotto sia effettivamente conosciuto, desiderato, acquistato, sperimentato e idealmente anche ripetuto. Non a caso, in qualche modo la presentazione che è stata fatta prima individuava sia una handicap numerico che il Sud ha rispetto ad altre realtà, perché è chiaro che pensare che in tutto il Sud ci sono insieme a 7,2 milioni di turisti stranieri e che in Toscana ce ne sono 7,8, il Veneto ne fa di più, eccetera, quindi è evidente questo divario. Allora, credo che in questo senso l'aspetto fondamentale sia lavorare appunto su come riuscire a fare di questo prodotto qualcosa di efficace ed è un tema che sarebbe mio per pensare debba fare solo le istituzioni, quindi che lo debba fare solo il governo, l'ENIT o chi per lui, è profondamente credo inutile spendere tempo a discutere se sono i sovrintendenti che non lasciano valorizzare o se sono quelli che devono valorizzare che non hanno delle idee brillanti. Credo si debba lavorare per strati, in qualche modo come si lavora quando si costruisce un prodotto. E il primo passo dove io credo siamo profondamente carenti come paese è quello del racconto e dell'attrazione, perché c'è un alone di fascino, ma questo alone di fascino poi, mentre in altri settori, l'alimentare, la moda, si concretizza in qualcosa di visibile, comprabile, eccetera, qui è molto nebuloso ancora il modo dove riesco a raccontarlo. E mi permetto anche, l'ho fatto in altre occasioni, ho avuto il privilegio di poter parlare di queste cose, credo che la prima forma di valorizzazione vera, di concetto di valorizzazione, sia proprio nel momento del racconto e della fascinazione. Quindi quando parliamo di valorizzazione in genere tendiamo a pensare soprattutto a come far venire più gente in un museo o entrare nella polemica se i bronzi di Riace sarebbero valorizzati perché portati a Milano nella sede dell'Expo o implicitamente dicendo che non sono valorizzati dove stanno a Reggio Calabria, ma per contro come io riesco a raccontare, ma non al mio assessore di turno, ma
lo racconto al signore che sta in Sud America, quello che sta nel nord Europa, quello che sta in Asia, quello che sta a Lodi, il perché e cosa avrebbe di affascinante venire a vedere i prodotti di ACE, credo quello sia il primo passo di valorizzazione, poi dopo deve essere fruibile eccetera, ma se non si lavora su questo tema credo sia poi vano lavorare sugli altri, e in questo senso è anche peculiare perché poi l'Italia ha una qualità di formazione umanistica e di risorse professionali, un tema di capacità di leggere e di raccontare, c'è anche una difficoltà oggettiva che sta attraversando il settore dei media e della comunicazione, per cui credo sia davvero un'opportunità intelligente quella di riuscire a lavorare su questo aspetto. L'altro lo avete evocato nella relazione, che è il tema delle infrastrutture. Sovente poi si parla di infrastrutture dal punto di vista fisico di trasporto, prima di tutto c'è un tema di infrastrutture come dire digitali oggi, essenzialmente per fare in modo che questo racconto stia su delle piattaforme che sono facilmente raggiungibili, che le persone che stanno poi sul territorio possano comunicare, quindi altrettanto la banda larga, il wifi sono degli aspetti fondamentali. E poi invece ci sono quelle fisiche, io personalmente sono piuttosto scettico sul vedere nel trasporto aereo e in particolare su quello low cost la panacea, al contrario credo sia qualcosa che ha deviato dei fondi, dell'uso di fondi in modo significativo, perché il pullulare dei aeroporti, che è un certo federalismo localista che ha attraversato il nostro paese, in parte lo attraversa ancora, ha fatto proliferare, forse ha semplicemente arricchito le casse degli operatori low cost, perché poi sappiamo benissimo che questi signori attestano le rotte laddove ha senso attestarle, ok, ma sicuramente dove le entità locali, che siano camere di commercio, siano direttamente le regioni o altro, li pagano di più a seggiolino perché portino la gente lì. Al contrario, credo che oggi quello che davvero manca nel nostro paese è un efficace irradiamento da uno, due hub forse che il paese può permettersi, e quindi in questo senso le infrastrutture certamente su rotaia e in qualche modo la qualità anche della mobilità su strada siano un aspetto invece su cui ragionevolmente puntare per fare in modo che le persone effettivamente ci arrivino. L'altro tema collegato a questo, per chiudere diciamo l'aspetto più pubblico e poi passare a quello invece che riguarda chi fa impresa, è certamente la qualità dei territori, tema politicamente vastissimo, tema che non è del turismo, perché prima di tutto è dei cittadini che su quei territori vivono, però vi assicuro che da operatore alberghiero, quale sono, portare i turisti stranieri in una destinazione splendida, noi abbiamo aperto un albergo in Calabria, un luogo magnifico, è straordinariamente più complicato portarli in Calabria di quanto non sia portarli in Puglia, dove abbiamo altri alberghi, al di là che l'albergo magari è sicuramente meno attraente nella fattispecie, ma anche la qualità del territorio, vuol dire il senso, le cose da fare, probabilmente non riesco, io personalmente fatico a trovare la differenza, ma vi assicuro che portarli in Calabria è drammatico.